Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video delle letture che ho fatto a marzo. Non sono state tantissime, però mi ritengo soddisfatta visto il periodo che ho avuto. Allora, parto con l'ultimo libro in realtà che ho letto. L'ho finito il primo di aprile, però lo metto comunque nelle letture di marzo perché l'ho letto praticamente tutto a marzo. Sto parlando di Quella casa in fondo alla pianura di Davide Bernardin, che gentilmente mi ha omaggiato della copia del suo libro. Si tratta di un libro ispirato a una storia vera di una famiglia di schiavi statunitensi che è stata per molti anni ignara dell'abolizione della schiavitù. Questo libro mi è piaciuto moltissimo. Noi seguiamo le vicende di Bill e della sua famiglia. Tutto parte con Bill che scopre che la schiavitù è stata abolita da molti anni, ma lui e la sua famiglia sono ancora schiavi. Riescono così a conquistare la libertà, però ovviamente la storia ambientata a New Orleans c'è comunque tanto razzismo, ci sono poi le leggi razziali più avanti, insomma non vivono una vita semplice, ci sarà poi la prima guerra mondiale. Non seguiamo solo le vicende di questa famiglia, ma seguiamo un po' anche le vicende di Giovanni, che era invece un italiano che si è appunto spostato a New Orleans con la moglie e il figlio, e seguiamo anche la storia del fratello di Giovanni. È un libro che a me è piaciuto molto perché, nonostante la mole delle pagine, perché sono quasi 500 pagine, si legge molto molto velocemente, la scrittura è molto scorrevole, la storia è molto coinvolgente, quindi si legge che è una meraviglia. Io ieri ho letto in una mattinata circa 200 pagine, che in genere non succede. Se ho la giornata libera e leggo tutto il giorno, ne leggo più o meno un centinaio, non di più. Invece me lo sono divorato, l'ho letto in 5 giorni, 4 giorni. Mi è piaciuto tanto perché anche i personaggi sono molto realistici, sia per come sono descritti, per il loro carattere, ma anche proprio per quello che fanno, quello che gli accade, quello che pensano. Sono veramente dei personaggi realistici, gli intrecci sono molto realistici e quindi è una storia che veramente ti prende e ti coinvolge. È una storia ovviamente che parla di pregiudizi, di razzismo, non è una storia molto semplice, ecco. A me è tante cose mi sono un po' dispiaciute, perché appunto sono vicende che sono successe a molte persone. È un libro comunque che, nonostante narri di cose non bellissime, perché si parla di schiavitù, di razzismo, quindi insomma cose non belle, però un libro allo stesso tempo anche leggero e scorrevole. Mi sono piaciuti anche i personaggi secondari che aiutano un po' questa famiglia a cavarsela. L'ispanico è il mio personaggio secondario preferito, e niente, io ho una storia che ve la consiglio, è una storia emozionante, è una storia che appunto si lascia leggere velocemente nonostante le sue pagine, quindi non lasciatevi spaventare dalla grandezza del libro, perché è un libro veramente molto molto bello. Altro libro che ho letto è stato Dragon's Legacy, Tra luce e tenebre, il primo libro di una trilogia scritta da Tania Micaela Cordone. Appunto, è una trilogia urban fantasy dove abbiamo Alexandra, che è un'istruttrice militare che da anni combatte contro queste ombre. Queste ombre riesce a vederle solo lei, non si capisce perché, non lo sa neanche lei perché, però l'incontro con Lucian, che è un vampiro centenario, cambierà appunto il tutto. I due sono legati da una profezia. Questo primo libro a me è piaciuto moltissimo. La scrittura dell'autrice è molto scorrevole, la trama è accattivante, mi è piaciuta, che coinvolge, perché c'è appunto un mistero che porta il lettore a farsi molte domande e a voler continuare a leggere per scoprire appunto per scoprire questo mistero. Quindi è una storia che si fa leggere molto velocemente.
I personaggi sono ben caratterizzati, la protagonista è una donna molto forte e decisa, quindi è stato molto semplice empatizzare con lei. Mi sono piaciuti molto i vari riferimenti mitologici che troviamo all'interno del libro e altra cosa che mi è piaciuta è il ritmo della storia, che non è mai noioso ma che ha un ritmo costante che non rallenta. Il libro al cui interno troviamo draghi, troviamo passione, troviamo amore, misteri, vampiri e quindi assolutamente lo consiglio, ma nel solito mese ho letto anche il secondo volume della trilogia, anche questo mi è piaciuto moltissimo come il primo. I personaggi rispetto al primo volume si evolvono e la storia diciamo che prende un po' una piega inaspettata. C'è una corsa contro il tempo che devono fare i nostri protagonisti e che quindi lascia il lettore col fiato sospeso per tutto il tempo, ma allo stesso tempo, nonostante i personaggi appunto si evolvono, mantengono comunque una propria individualità e questo mi è piaciuto. Anche qua abbiamo molti riferimenti ai miti classici, ma non solo, cosa che io apprezzo sempre. A me la mitologia in generale piace tutta e quindi mi affascina sempre ritrovarla anche in libri fantasy. Si percepisce che questo secondo volume apre un po' le strade a quello che sarà il finale di questa trilogia, che spero sia un bellissimo finale, almeno da quello che mi aspetto. Io comunque ho il libro, questa è stata una collaborazione con l'autrice, ho il terzo volume in ebook che credo che leggerò questo mese. Altro libro letto, e nel frattempo è tipo calata la notte perché secondo me tra poco di luna, è I poteri di Matilde. Scritta da Maria Fallini, questo è un urban fantasy, è il primo volume di una trilogia ed è un libro che io sinceramente non mi aspettavo mi piacesse così tanto. La nostra protagonista è Matilde, vive a Milano, è figlia di ricchi imprenditori, è una bambina che possiede il dono della leadership ed è talmente tanto forte che questo potere sfocia in manifestazioni sovrannaturali. A 4 anni la madre di Matilde muore e i suoi poteri diventano incontrollabili, per cui Susanna, che è la tata di Matilde, e i suoi due amici Astrid e Kiang, spero che si pronunci così questo nome, con un gioco sottraggono i poteri appunto a Matilde, promettendo però di restituirli a 18 anni. Nel 2016 Matilde ha 20 anni e sta uscendo da una comunità di recupero, si è trasferita a Parigi per frequentare l'università, non possiede dei poteri e non ricorda neanche di averli mai posseduti. Nel frattempo Susanna è diventata ambasciatrice, Kiang è diventato medico e Astrid invece è in corsa per la presidenza degli Stati Uniti con un programma molto razzista. Matilde quindi dovrà accettare la consapevolezza di se stessa e dei poteri che appunto gli sono stati tolti e dovrà anche capire chi veramente è suo amico, perché ovviamente, come si può intuire, niente è andato come i piani previsti e quindi insomma non vi dico nient'altro, voi dovete leggere questo libro perché è veramente un libro, per quanto mi riguarda, inaspettato. È intanto molto originale per quanto riguarda appunto la trama e lo sviluppo della vicenda. È una storia ben strutturata, è una storia che ha una scrittura molto fluida, si legge molto velocemente nonostante le 450 pagine circa del libro. Gli eventi mi hanno appassionata sempre di più mano a mano con la lettura e i personaggi sono ben caratterizzati e anche l'antagonista devo dire che è stata strutturata molto bene ed è, per quanto mi riguarda, credibilissima come antagonista. Mi sono piaciuti anche i rapporti che Matilde ha con i suoi amici, con suo padre, rapporti di amore e di amicizia che comunque anche qua ben scritti e che appassionano, fanno un po' tifare il lettore, fanno empatizzare il lettore con Matilde e
Altra cosa mi è piaciuta molto sono le descrizioni di Milano e di Parigi, descrizioni che appunto ti aiutano a immergerti ancora di più nella storia senza però mai essere noiose. E il finale è un finale ricco di azione, di suspense che coinvolge ancora di più il lettore, che è un finale, per quanto mi riguarda, che mi ha un po' stupita. Non vedo l'ora di leggere anche il secondo volume che è già uscito. Intanto, per quanto mi riguarda, questo primo volume è assolutamente consigliatissimo. Ultimo libro letto nel mese è Vestigia Amoris, che è il libro di esordio di Giorgia Saulini. Questo qua è un paranormal romance, anche questo libro mi è stato omaggiato dall'autrice. Abbiamo Clary, che è una 19enne soprannaturale che però non conosce le sue origini. Un giorno viene rapita da un gruppo di demoni e portata all'inferno per puro divertimento. Qui però incontrerà Lucifero, con cui appunto scatterà subito il legame. Però abbiamo un nemico alle porte che cercherà di far scattare una guerra. Allora, è un libro anche questo che si legge velocemente. Questo è un libro di circa 250 pagine, quindi non è un librone. Però è una lettura anche questa scorrevole. È un libro dove appunto abbiamo presente da subito una storia d'amore e si capisce anche dalla trama che questa storia d'amore scatta all'istante. Quindi per quelli che amano invece delle storie d'amore che partono in maniera molto lenta, questo non è il caso. Però, nonostante io non ami molto questo genere di storie d'amore, in questo libro devo dire che non mi è dispiaciuto, perché comunque la scrittura, la trama mi interessava, la scrittura mi stava piacendo e quindi devo dire che l'ho letto molto volentieri. La protagonista mi è piaciuta subito perché è una persona molto genuina che però allo stesso tempo è molto timida e forte, quindi mi è piaciuta. L'ho trovato un personaggio molto sfaccettato. Invece con Lucifero ho avuto dei problemini, non perché sia scritto male, il personaggio è scritto molto bene, ho avuto dei problemini solamente perché è super possessivo e mi sono a volte immedesimata in Clary, la protagonista, e ho pensato che io l'avrei mandato a quel paese all'istante. Quindi, se ero io la protagonista, questo libro non si scriveva perché la storia finiva subito. E invece lei non è così, non è come me, e quindi niente. Insomma, Lucifero non mi è sempre stato simpatico, devo essere sincera. Comunque, la storia è ricca di azione, quindi non è assolutamente mai noiosa. Abbiamo qualche scena spicy, ma non tante, e inoltre abbiamo dei capitoli brevi e dei punti di vista alternati tra Lucifero e Clary, quindi questo permette alla lettura di andare molto più veloce. Menzione onorevole anche alla versione cartacea del libro, che è veramente molto ben curata dalla copertina, ma anche gli interni sono veramente molto 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 curati, e quindi ecco, se dovete acquistarlo, se vi interessa, io vi consiglio di prendere la versione cartacea perché esteticamente all'interno è ben curata e veramente molto bella da vedere. Avrei preferito, devo essere sincera, il finale un pochino più lungo e un pochino no più lungo, un po' meno veloce, ecco. Però rimane comunque un libro di esordio per quanto mi riguarda ottimo e che consiglio, e consiglio anche all'autrice di continuare a scrivere perché appunto questo libro, questo suo primo libro a me è piaciuto molto. Benissimo, quindi queste sono state le letture del mese. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questi libri o di questi autori e barra autrici, se avete qualche libro da consigliarmi e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!